Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione del Prima TG. Nel bollettino odierno diffuso dal Ministero della Salute si registrano nelle ultime 24 ore in Italia 14.078 nuovi casi di Covid su 267.567 tamponi e soprattutto si registrano ancora 521 deceduti. Quello di oggi è un dato in leggero aumento. Ieri infatti i casi accertati erano stati 13.571 sulla base di 163.478 tamponi molecolari, mentre le vittime erano state 524. Questo invece è il bollettino di oggi dei positivi Covid della Regione Campania. I positivi del giorno sono 1215, di cui 48 casi identificati da test antigenici rapidi. E asintomatici 1072, sintomatici 95, che si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. I tamponi del giorno sono 15.473, di cui 1.300 antigenici, per un totale positivi pari a 210.697, di cui 354 antigenici, un totale tamponi che supera largamente il 2 milioni. I deceduti sono invece 40, 20 nelle ultime 48 ore, 20 deceduti in precedenza ma registrati ieri, per un totale deceduti pari a 3.511. I guariti invece sono 863, per un totale di 136.008. Parliamo anche del report dei posti letto su base regionale. Quelli di terapia intensiva disponibili sono 656, i posti letto di terapia intensiva occupati 100, i posti letto di degenza disponibili 3.160 e di degenza occupati 1.440. Parliamo anche del caso dei vaccini Pfizer. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, afferma di aver chiesto la vendita diretta delle dosi e di aver contattato anche altri fornitori. Spero in un riequilibrio di questa fornitura di vaccini, poi mi auguro si torni a regime. Luca Zaia ha voluto fare il punto anche sulle mancate consegne complete della quota Pfizer e non arriva a escludere che la stessa casa farmaceutica possa immaginare un contatto di vendita diretta per i vaccini con gli operatori veneti. C'è un margine anche in questo senso, rileva. Pfizer ha un accordo con la Commissione europea che ha firmato il contratto. Premette Zaia, non è ancora dato sapere se l'impegno Pfizer sia per quantitativi settimanali per contratto o per trimestre. Molto più deciso anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che dichiara: abbiamo ricevuto nella serata di ieri la comunicazione che la fornitura dei vaccini prevista per la Campania il giorno 25 gennaio è stata dimezzata. Non si capisce in base a quale criterio. Già i ritardi dei giorni scorsi hanno prodotto una forte diminuzione delle vaccinazioni. Questa ulteriore riduzione di consegne rischia di bloccare del tutto le somministrazioni, determinando una situazione gravissima e inaccettabile. Siamo consapevoli delle grandi difficoltà create dai forti ritardi della casa produttrice, ma a maggior ragione è tempo di scelte chiare e oggettive. È indispensabile garantire il completamento dei richiami per i primi vaccinati. Questo può avvenire solo sulla base di un unico criterio oggettivo. Un vaccino per ogni cittadino, operando già in questa fase un riequilibrio rispetto alla prima distribuzione di vaccini avvenuta sulla base di criteri fortemente sperequati. Invito il commissario Arcuri a procedere sulla base di una linea di equità e oggettività assoluta a tutela dei nostri concittadini e nel rispetto di uno sforzo organizzativo enorme compiuto dalla Regione Campania e che non può essere vanificato. Siamo pronti, conclude, in caso contrario, a tutelarci in ogni sede. Cambiamo argomento e passiamo alla cronaca. Maxi operazione Samane contro la 'Ndrangheta, coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro, denominata a basso profilo, che vede impegnati 200 donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e 170 unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto di 4 unità cinofile e un elicottero. 13 persone sono state arrestate e portate in carcere, 35 domiciliari, nel corso dell'operazione coordinata dalla DDA di Catanzaro e scattata all'alba. Tra gli arrestati vi sono molti colletti bianchi di Catanzaro e provincia. L'operazione, condotta dal personale della DIA congiuntamente con quello di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, ha coinvolto i maggiori esponenti dei clan più importanti di Crotone, Isola Capo Rizzuto,
e Cutro, come Bonaventura, Aracri, Arena e Grande Aracri, nonché imprenditori di spessore ed esponenti della pubblica amministrazione collusi, secondo l'accusa, con le organizzazioni criminali. Tra questi anche il segretario dell'UDC Cesa, che ha presentato le proprie dimissioni. Per il ritorno a scuola, ANM, in combo con il Comune di Napoli, ha deciso di ampliare le sue corse. Ascoltiamo proprio le voci dei protagonisti nel servizio. Altre 8 affidate all'esterno nell'ambito di servizi integrativi che sono state finanziate dal Ministero dei Trasporti e per il tramite della Regione Campania. Si tratta complessivamente di 45 autobus in più dedicati al trasporto scolastico per un totale di 450 corse in più ogni giorno. Questo piano nasce da un'interazione tra le informazioni che abbiamo ricevuto dagli istituti scolastici e il piano di mobilità messo in campo dalla nostra azienda di trasporto pubblico. Veramente un passaggio importante per garantire agli studenti un trasporto pubblico in sicurezza, evitare quanto più possibile gli assembramenti. Testeremo e sperimenteremo le linee e nel testarle e sperimentarle saranno previsti anche gli eventuali correttivi, però abbiamo avuto una risposta forte da 40 istituti scolastici sui flussi, sui numeri proprio degli studenti che si muovono alcuni alle 8, alcuni alle 10, alcuni il pomeriggio. Sono azioni mirate, sono azioni che hanno un senso ragionato molto forte. Abbiamo organizzato e potenziato un servizio pubblico attraverso la ANM di micromobilità attraverso un'iniziativa molto valida che prevede lo sblocco gratuito di 2 corse per le ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni che risponderanno positivamente ad un quiz sulla sicurezza stradale e poi il supporto costante e quotidiano nei punti di raccolta del potenziamento delle linee ANM da parte della Polizia Municipale e della Protezione Civile della città. Torniamo agli aggiornamenti Covid. L'ASL di Caserta ha pubblicato, come di consueto, questo pomeriggio il bollettino di aggiornamento relativo alla curva pandemica in terra di lavoro. Secondo gli ultimi dati si certificano altri 121 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, a cui si aggiungono 81 guariti e 10 deceduti. I tamponi processati sono 1.763 per un tasso di positività del 6,8%, rispettando quindi la linea di quanto visto nei giorni precedenti. Maddaloni continua ad essere la città con il maggior numero di positivi con 278 casi, mentre Caserta risale fino a 197, superando Mondragone che cala a 194. Papa Francesco è da sempre molto attento alle tematiche riguardanti la tratta degli esseri umani, ancora ben presenti nella nostra quotidianità, non solo in Italia ma in tutto il mondo, e che vede numerosi intrecci anche con tante ragazze, spesso molto giovani, costrette alla prostituzione. Proprio a tal riguardo si complimenta con Casa Ruth di Caserta, fondata da Suor Rita Giaretta, una realtà che ha accolto centinaia di ragazze costrette alla prostituzione in provincia di Caserta e Napoli, dando loro non solo una dimora, ma anche possibilità di lavoro, consentendo inoltre di condannare sfruttatori aguzzini della tratta. La tragedia della tratta sembra invisibile, invece è onnipresente nelle nostre società, scrive Papa Francesco alla prefazione del libro di Maria Pia Bonante, Io sono Joy. Joy è infatti una giovane che dalla Nigeria è arrivata in Italia, costretta alla prostituzione, ma ha trovato l'accoglienza della comunità Casarut di Caserta. Quella di Joy, sottolinea il pontefice, una storia che accomuna tante altre persone, come lei rapite in una catena infernale e colpite dalla tragedia dell'invisibilità della tratta. Una storia tanto sconosciuta quanto sinistramente onnipresente nelle nostre società globalizzate. Con questa storia ho il preciso intento di consegnare ai lettori la testimonianza di Joy come patrimonio dell'umanità, dal momento che sono innumerevoli le giovani donne vittime della tratta che finiscono sulle strade delle nostre città, quanto questa riprovevole in realtà deriva dal fatto che molti uomini qui richiedono questi servizi e si mostrano disposti a comprare un'altra persona, annientandola nella sua inalienabile dignità. Passiamo come di consueto anche allo sport. La Juventus ieri ha vinto la Supercoppa italiana al Mapei Stadium 2-0 in una partita bloccata, giocata a ritmi bassi, contraddistinta dalla paura, e i bianconeri riescono a portare a casa un trofeo importante dopo la batosta di Milano di solo qualche giorno fa.
Il primo tempo è equilibrato, la Juve fa la partita e il Napoli prova a agire di rimessa. Una sola grande occasione, colpo di testa di Lozano e parata straordinaria di Szczęsny. Nella ripresa i bianconeri partono forte e spingono sull'acceleratore. A sbloccare la finale ci pensa il solito CR7 dopo un errore di Bakayoko su calcio d'angolo. Il Napoli avrebbe anche l'occasione per pareggiare con Insigne dal dischetto, ma il capitano la fallisce. Nel recupero Morata sigla il 2-0 in contropiede. Pirlo sorride, Gattuso dovrà rivedere invece tante cose. Il suo Napoli sceso in campo con la paura di vincere, che ha fatto pochissimo per portare a casa il trofeo. Buone notizie però anche dal fronte mercato, infatti Milik sembra ormai promesso sposo dell'Olympique Marsiglia. Con una nota ufficiale intanto la casertana ha comunicato che il centrocampista Nicola Sizzillo non sarà disponibile per la trasferta contro la Juve Stabia per via di una squalifica. Nel match di Bichet è arrivato il quinto giallo stagionale che fa scattare il turno di stop. Il centrocampista infatti salterà il derby per tornare a disposizione nel match esterno di Foggia in programma sabato 30 gennaio. Intanto ascoltiamo il commento di mister Guidi dopo la bella vittoria contro il Bichet. Sì, la squadra ha ormai recepito quelle che sono, al di là dei concetti e principi di gioco, ma ha recepito come viene affrontata ogni singola situazione in campo e soprattutto qual è lo spirito che ci deve contraddistinguere. E penso che oggi anche da questo punto di vista c'è da fargli i complimenti e sinceramente non mi stanco mai di sottolinearlo, perché è un gruppo splendido che è veramente divertente e mi soddisfano sempre allenarlo e vederli giocare, quindi sono orgoglioso di ognuno di loro, soprattutto perché anche oggi hanno abbinato grande qualità, grande possesso palla nel primo tempo, dove secondo me meritavamo di essere già in vantaggio, e poi a grande spirito di sacrificio, la voglia di non subire gol del secondo tempo, insomma tutte caratteristiche che poi ci hanno portato a fare una prestazione secondo me molto positiva. Sì, purtroppo questo ce lo siamo detti tante volte, non abbiamo mai avuto la possibilità di dare continuità né agli allenamenti né alla partita, perché io penso che in tutto il girone d'andata io penso abbia sempre cambiato la formazione, e questo la dice lunga. Sì, a volte sono delle scelte, ma molte volte sono state tutti inciampi sul nostro percorso tra Covid o problemi che ci hanno precluso di avere una certa continuità. Però io li ho visti crescere da agosto ad oggi, ogni singolo calciatore, hai citato Santoro, hai citato Avella, ma sarebbero tutti quanti da menzionare, perché la crescita che sta avendo Cuppone, la crescita di Matese, ma insomma non citarne qualcuno veramente rischierei di fare un torto a qualcuno, quindi è un gruppo che sta crescendo e stanno prendendo consapevolezza in quelle che sono le loro qualità, e mi sbilancio perché credo fortemente che abbiano ancora tantissimi margini di miglioramento. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi come ogni giovedì alle 21:30 una nuova puntata di 30 minuti con. Buona serata.